Allora, in questo pomeriggio siamo in compagnia di Domenico Sanna, che rappresenta che cosa in questa comunità? Allora, sono il presidente della cooperativa e gestisce gli itinerari turistici, è la Domus dei Janas che è il monumento principale, poi sono anche il presidente della parrocchia. Ma a sede di importante che cosa possiamo andare a visitare? Naturalmente oltre agli itinerari naturalistici sono diversi monumenti che vale la pena proprio visitare. A che età risale? Allora, la tomba risale al 3500 a.C., siamo nel Neolitico recente, quindi circa 5500 anni fa. È abbastanza antica, diciamo, consistente proprio come tomba neolitica. Oggi è diventato che cosa? Allora, oggi è stato acquistato l'amministrazione comunale in tempi recenti ed è stato trasformato in museo etnografico. C'è una piccola collezione di oggetti locali e in più, molto opportunamente, diciamo, è stata resa visitabile la tomba neolitica rimasta intatta. Mi parlavi, qua siamo nella chiesa di Sant'Andrea. Sì, la chiesa di Sant'Andrea è un altro bel esempio di gotico aragonese a livello proprio regionale, perché poi è una bellissima chiesa del 1517 ed è stata costruita su una precedente chiesa romanica, probabilmente orientata diversamente, però ci rimane questa bella facciata del periodo dei re cattolici. Quali sono gli usi e tradizioni di questo luogo? Allora, Sydney conserva ancora tantissime tradizioni e tantissimi, diciamo così, ritualità del quotidiano, dal costume che adesso stiamo ricostruendo proprio come proloco, sono stati già fatti dei tentativi, però adesso lo stiamo proprio ricostruendo nel vero senso filologico. In più, naturalmente, diciamo così, l'ospitalità delle persone è la cosa più tradizionale forse che ci è rimasta. Per quanto riguarda la cucina, che cosa offre? La cucina è il punto dolente, anche perché le sagre che facciamo durante l'estate, anche organizzate come proloco, testimoniano quello che poi è la nostra cucina millenaria, dai piatti del ghisaddu a tutto il resto. Adesso dove ci porti, Domenico? Allora, facciamo un giro nel centro storico e vi mostro alcuni punti caratteristici proprio del centro. Andiamo. Allora, questo è un altro scorcio caratteristico proprio del paese. Qua vedi che ci sono tutte le case scavate proprio nella roccia, erano probabilmente anche queste antiche Domus dei Janas, quindi facevano parte di un'acropoli un po' più grande, e poi successivamente sono state trasformate in abitazioni e oggigiorno sono cantine. La particolarità, proprio come proloco, visto che sono anche il presidente della proloco, è che queste cantine il 30 dicembre vengono aperte per feste in cantina, quindi si aprono il loro splendore proprio ai visitatori, a chi vuole venire. Allora, facciamo un invito specifico a chi ci guarderà. Allora, venite numerosi innanzitutto e poi ad ammirare le nostre bellezze, saranno tutte aperte e poi sarà una bella serata di festa, dove potrete degustare i prodotti locali e tutto il resto. Adesso noi proseguiremo il nostro viaggio verso il paese. Va bene. Andiamo. Ah, Domenico, invece qua dove ci siamo? Allora, qua siamo nell'antico rione di Fontana. Fontana, proprio il nome rievoca questa vecchia fontana dove i sedinesi prendevano l'acqua e si approvvigionavano proprio per le provviste d'acqua. E soprattutto questa zona è bella, a parte questo anfiteatro naturale, anche perché qua sopra abbiamo delle bellissime case scavate, in parte dentro la roccia, in parte costruite proprio sulla roccia. Sembrano delle roccaforti, quasi dei castelli medievali. Va bene, adesso andiamo alle famose Domus dei Janas. Perfetto. Andiamo, ci becchiamo lì. Finalmente è arrivato alle famose Domus dei Janas. Sì, allora proprio ci troviamo nel cuore di quella che è la Domus dei Janas. Questa è la tomba che è rimasta così com'era, almeno per buona parte, e questa è la parte proprio scavata originariamente nel 3500 a.C. Siamo nella cultura di Ozieri in Sardegna, così chiamata proprio al luogo del primo ritrovamento, e qua abbiamo avuto la possibilità di riscoprire questa tomba, utilizzata durante i secoli. Qualcuno dice anche come prigione temporanea dell'Inquisizione durante il periodo spagnolo, successivamente come cantina e poi naturalmente riscoperta da noi proprio come tomba vera e propria. La roccia è una roccia calcarea, quindi qualcuno dice facilmente anche lavorabile, in realtà poi
c'era un bel lavoro dietro. Immaginate che erano scavate con delle asce di selce, quindi il lavoro è grosso. E noi l'abbiamo riscoperta e poi riattivata proprio per le visite. Abbiamo ricostruito addirittura dei tratti della tomba, quindi abbiamo messo anche le riproduzioni dei vasi, perché i defunti venivano sepolti col loro corredo. E gli idoletti, come la Dea Madre, era una, diciamo così, una religione animistica legata a culti naturali, quindi la Dea Madre, la terra, la fertilità femminile, e il Dio Toro visto proprio come parte maschile, diciamo, a parte mancante della divinità. E come roccia appare un po' porosa proprio perché porta i segni del tempo. In realtà la parete era liscia, era picchettata nel vero senso della parola. Non ci troviamo di fronte a una grotta naturale, ma è proprio una grotta scavata, artificiale. Sono proprio tombe ipogeiche nel vero senso della parola. Le varie parti sono state poi, erano collegate fra di loro con passaggi, botole e tutto il resto, quindi a formare quasi una galleria a più piani di tombe, quindi una vera e propria necropoli neolitica. Nel territorio dei Sedri, anche qua, abbiamo diverse necropoli e alcune addirittura sono proprio decorate, per esempio con le corna di toro scolpite sulla parete. Poi qua vicino abbiamo forse l'esempio più classico, più conosciuto di Domus de Llanas, che è la Rocella Elefante, conosciuto proprio per la forma strana. Pensate, il monumento più visitato è il Nord Sardegna.